Salve a tutti ragazzi. Allora, oggi, come potete vedere, ho appena finito di fare l'aggiornamento, il DLC 6.0. A quanto pare sono state aggiunte tante cose. Come dicevo ieri, ci sarebbero stati nuovi giocatori del Barcellona, ci sta pure, ho visto, Aldair, ci stanno vari giocatori giapponesi tipo Kubo, che è ancora in attività. E molti altri giocatori giapponesi ho visto, e altri giocatori doppioni che già c'erano, tipo Ronaldo, e eccetera, eccetera, eccetera. Dati telecronaca aggiornati, dati telecronaca. Vabbè, io penso che siano cose, non ci credo che hanno cambiato la telecronaca. Dati degli stadi aggiornati, vabbè, io penso che i dati di telecronaca sia altra roba, e non penso. Divise delle squadre di club aggiornate, vabbè, i vari volti, stemmi, eccetera, 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 eccetera. Tanta roba comunque, regà. Allora, la settimana prossima, praticamente lunedì, ci starà un'altra volta il Chelsea, che mi pare c'era già stato. Ci sarà il Manchester B, oddio, Manchester sarebbe il Manchester United, Manchester B. Poi ci sarà il Villarreal e il Manchester United, quindi quell'altro, oddio, West Manchester United, l'altro dovrebbe essere City. Questo lunedì, raga, eh. Sì, Manchester City sarebbe, cioè, Manchester B. Perfetto. Ok, va bene. Un quarto anniversario del mobile, grazie della tua fedeltà e Football Fest 2009 per festeggiare il suo quarto anniversario. Per festeggiare questo importante, sarà disponibile una campagna a seguire i dettagli, un regalo glorioso. Accedi durante la campagna e riceverai l'agente speciale che quoti in moment, Cristiano Ronaldo. Ok. ESP speciale per 5. Ha ogni accesso fino al 31.5. Questo agente può essere ingaggiato Guardiola, Romario, Ronaldinho, Mortacci. Loro ci hanno messo solo Romario e Guardiola, che non ho comunque, quindi girando posso pure trovare Guardiola. Ronaldinho mi costò 330 euro, quindi ritrovare adesso Ronaldinho mi suicido. E manca Neymar qua, quindi lo faranno, cioè il prossimo step faranno uscire bastardi Neymar. Aldair, Cafu e Batistuta. Mi conviene girare Aldair, boh, con il moment Liverpool. Questa gente può ingaggiare. Quindi Fernando Torres, che ce l'ho, Owen ce l'ho e Gerard ce l'ho. Ciao. Ciao. Chiudi. Eccoli qua, mortacci. Loro hanno messo due agenti. Cioè, Aldair e Regà era tanta roba. Che tifoso da Roma. Io ce li ho tutti quelli della Roma, tranne Aldair. Mo che mi metti Aldair in mezzo ad altri due giocatori che già ho, quante possibilità c'ho di pescarlo? Almeno nel Barcellona Guardiola non ce l'ho. Mamma mia. Vabbè. Oltre al fatto che ci stanno pure i Player of the Week questa settimana. Quindi noi prima se giriamo il Player of the Week, io sono arrivato terzo, che schifezza, 190 punti. Che poi perché l'ho persi tutti, perché era arrivato pure di più, eccolo qua, Cristiano Ronaldo. Perfetto. Ora dovremmo andarlo a riscattare qua, Cristiano Ronaldo, penso, eccolo qui. Ovviamente questo non è forte quanto il Cristiano Ronaldo, quello che prendeva a inizio stagione comprando la versione Juve, la Club Edition. Quindi,
Non vi aspettate in granché, infatti l'hanno messo come regalo, tipo il Messi, quell'altro. Blocchiamolo, blocca. Io Messi l'ho provato quello nuovo, ma l'ho messo tipo in tribuna adesso. Allora, ci andiamo prima a fare questi bei giri, bei, oddio. Suarez, Alisson, Cuadrado. Oddio, l'unico che mi interessa qua è Milik, che Kubo già ce l'ho a 95, uguale a questo. Oh. No, regà, no, per Suarez. Che dire, lo faccio in diretto per Suarez. Vai, fammelo un giro, va. C'è solo Suarez che mi interessa lì. No. No, basta con il... Io ce l'ho già Neymar questo. Va. Ciao. La rega qua, come avete visto, c'è sta il buon Aldair. Eccolo qua. Grande Aldair. Grande giocatore. Lo chiamavano Pluto, se non sbaglio. E qui regà Romario. Romario stavo cercando di prenderlo leggende, ma hanno messo Icon, uguale come Cruyff. Romario è da prendere. Guardiola che non ce l'ho. Ma vedi la verità, se mi esce subito Romario, Guardiola non lo vedo proprio. Cosa che non succederà mai. Vai, primo giro l'abbiamo fatto. Io ho queste le monete, regà, e queste uso per il momento, poi vediamo. Posso fare 20 giri, altri 18. C'è gente che con 20 giri li trova tutti e tre, mai successo una cosa del genere. Mai succederà, ma qua guarda, se ne trovo uno, so già fortunato. A me Colami mi vuole male. Niente. Niente, bastardo. Mamma mia, oh, mi hanno messo Romario Icon. Già 8 giri e niente, me ne rimangono 12. Raga, ma intanto non beccherò nessuno, già lo so. Già lo so. E se becco qualcuno, becco Ronaldinho, che la prima volta non mi ha mai dato un 300 giri, non me l'hai dato, ma adesso capace che me lo dà. Konami è infame. Niente. Niente. 10 giri.
Ma vaffanculo. Che cazzo vedevo di 8 giri? No, a me non me lo darà mai, raga. Non me lo darà mai. Non me lo darà mai. No, no, no. Ma te pare che me lo dà? Te pare? Poracci quelli che si mettono. Poracci quelli che si mettono da parte le monete con i match day e dopo 6 mesi riescono a fare 10 giri e dicono: "Ah, regà, manco un icon con 10 giri, Konami merda". Cioè, con 10 giri su 110 giocatori pensano di poter trovare un icon. Poi se c'hai il culo rotto lo trovi, ma voglio ne sto a fa 20, ma non ne troverò manco uno. Sì, ciao. Pezzo di merda, non so quante volte è uscito da inizio gioco. Vai, 2 giri, regà, 20 giri, non ho trovato nulla. Nulla. Dembélé, un altro Dembélé tanto per cambiare. Ma vaffanculo, va. Allora. Allora. Secondo. Ok. Vai. Ok, raga, allora vediamo un po' che esce ora. Allora, contratto. Sì, stavo a perdere. Niente, 21esimo giro. Ventunesimo giro, nada de nada. Andiamo per il 22esimo. Ma vaffanculo. Sì.
Allora, facciamo così, regà. Tanto mo c'ho 12.000 monete, no? E sicuro non mi basteranno perché non mi basteranno. Io non so sculato come voi, che con 30 giri trovate tutti e tre. Facciamo così. Se trovo Guardiola, continuo perché mi serve Romario e sono contento. Ma se trovo Romario, trovo Romario mi fermo perché Guardiola mi interessa, raga, perché mi interessa. Io ripeto, facendo la squadra Bayern Monaco e scusate Barcellona principalmente, mi può interessare tanto Guardiola. Che con la maglia del Barcellona mi arriva 98, quindi come mediano non è male. Però non stiamo manco a inizio gioco, quindi. Mamma mia, che schifo. No. Niente. Questo qui è Greenwood, buono, glielo do a quello che già ho, if. Mortacci tua. Vuoi regà una cosa? Io al Dair. Non so. Aspetta. Al Dair non so quanto l'hanno fatto forte. 95, arriva 95 con la maglia da Roma 96. Ma vaffanculo. Ma che merda che Konami, regà. Un altro Ter Stegen, sono 10.000. Però lo potrei andare a cambiare. Allora, faccio sto giro e sono 40 giri con questo. Il 40esimo giro, niente. 40esimo giro, nulla. Nulla, niente. Mortacci tua, niente. Che ve devo dire, ga? Ma io dico, non è che dici oggi mi succede così, oggi, dici oggi sono sfigato, sempre, raga, ve lo dico proprio una volta mi è capitato, uno, due volte da inizio stagione che ho trovato un giocatore che volevo subito, ma altrimenti,
Sempre così. Invece la gente quando gli capita una volta così, ogni 7-8 pull che fa, capito? Altrimenti in 40 giri li trovano tutti. Addirittura c'è gente che con 20 giri dice: ho fatto 10 giri e ho trovato due giocatori. Boh. Non metto in dubbio la loro parola, per carità, perché è possibile, visto che qua è tutto a culo, quindi vuol dire semplicemente c'è il culo rotto. Niente. Sto per arrivare a 50 giri e nemmeno un icon. No, no, niente, raga, non esce. E vi dirò, una volta con 12.000 monete, raga, non è uscito nemmeno un icon. 12.000 monete, nemmeno un icon. Nove volte su 10 mi escono tutti e tre con 8.000 monete circa. Quasi sempre mi sono usciti con 8.000 monete. Ma dopo quella volta che non mi era uscito manco una. Cioè adesso stiamo a. Ecco. Il prossimo giro e ho fatto 50 giri. Manco un icon. 50 giri vuol dire che in realtà ho girato 50 volte su 110, quindi quasi la metà. E tu su. È come se è come se tu cazzo ve posso dire, un sacchetto dove ci stanno quattro pietre e non riesci a beccare, cioè è assurdo, capito? La metà, uno su due. Uno su due, tu non riesci a. Vabbè. Ecco, ho fatto 51 giri, zero. Raga, zero. Zero, sto a zero, sto. Poi quando mi esce, chi mi esce? Voglio vedere chi mi esce quando mi esce. Capite? Perché se mi esce Ronaldinho, c'è proprio presa per culo totale. Allora, facciamo così. Facciamo la finta perché gente che va lì, acquista 500 monete e poi lo pesca l'icon. Come cazzo fa? No, vabbè. No, vabbè. Ok, meglio così va. Cioè non è possibile, raga, non è possibile. Oh, solo a me succedono queste cose. Vediamo un po' che cazzo dobbiamo allenare. Mortacci vostra. Mortacci vostra.
Ma dove cazzo stai, Greenwood? Dove cazzo stai? Porco tincio, me lo devo per culo. 3.000, ma vaffanculo. Porco due. No, perché è proprio una presa per culo, eh. È proprio una presa per il culo. Allora, facciamo così, va. Innanzitutto andiamo a scambiare così almeno finisco di livellare tonali. Lo stai. Lo stai. Questo che c'è una marea, vai. Cambia. Ma vaffanculo. Senza parole proprio. Chi cazzo mi manca? No, cazzo sta di. Arrivo 8.000, regà, che sarebbero 6.000 monete. 6.000 monete e mi fermo.
dite? Mamma mia, manco uno me ne stai a dà. Manco uno, 6.000 monete. Mortacci tua, 6.000 monete. 6.000 monete. No, no. Proprio te devi vergognare, Konami. Te devi vergognare. Te devi vergognare. Questo mi è uscito poco fa, mi sei uscito, poco fa, proprio contro ogni probabilità, me ne dai due di seguito. E poi che fai? Le icon però non escono. Icon però non escono, capito? Questo pure me l'hai dato poco fa, Cristo. Poco fa me l'hai dato. Poco fa me l'hai dato. Un altro Greenwood. Poi vado là. Lo vado a livellare. Mi dai 3.000 punti. Ci tua. Un altro Junior Firpo. Mortacci tua. Sa che non posso più girare un'altra volta. No, va bene così. Mortacci tua. Porco tincio.
Ma vaffanculo, ma vaffanculo. Porco d'inci. A vedere, ma chi devo livellare qui. Allora, Skriniar, tutti livellati, sono tutti livellati. Sanchez, forse Sanchez. Che cazzo mi è rimasto da livellare de forte? È un po' terzini. Questo gli manca 4 livelli, però sti cazzi. Davis ce l'ho già livellato a 97. Killwell. Non so se c'è qualcun altro. Mortacci vostro. Ma quanto cazzo me fa incazzavo? Quanto me fa incazzare Konami? Porco d'inci, porco d'inci, porco d'inci. Altri 3 giri e me ne vado a fanculo, va. Uno. Niente. Mortacci, due Konami di merda. Niente. Tanto guardate, se la prima icon che mi uscirà sarà Ronaldinho. Porco d'inci. Porco
Vaffanculo, vaffanculo. Ciao. Ragazzi, andiamo a fare una partita e vi saluto. Allora, vediamo un po'. Cazzo, devo prendere qua nessuno. Mortacci vostra. Voglio giocare con questa, sti cazzi, come va avanti. Me ne frega un cazzo. Sti cazzi degli ESP, intanto non mescono le icon, vaffanculo. Mortacci vostra. Manco un avversario, me trovi? Porco d'inci. Come avete visto, le partite stanno andando a merda, pure quelle. Cioè, guarda questo che cazzo di formazione c'ha. Ah, sono cambiate le lettere. Io questo l'ho messo che stava in B. Porco due, non ho visto le lettere, sono cambiate. Infatti Lewandowski sta giù. Anzi, mi ha detto pure bene che solo lui. Sai che faccio invece? Vai? No. Ok, adesso sto bene. Con tu c'è nessuno, vabbè. Ciao. Porca puttana, oh. Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i No, prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. porco due, oh. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra Mi queste fatte un mura è un affanculo. sogno per ogni professionista. A Messi, porco Se cominciamo due, oh. subito a vedere 99 di l'abitat, velocità, c'hai. fa parlare di sé anche fuori dal campo, ma l'habitat naturale di David Beckham è pur sempre rettangolare. Raga, quando vi Sicuramente sorprendete che viene un definito difensore è più solo veloce del un vostro tecnico di attaccante, ci può calciatori sta. pensava È in tempo normale utile se che fosse l'attaccante c'ha palla, cioè è normale che un chiamato difensore te raggiunge se c'è all'improvviso palla a piedi. Ma quando impossibile tipo che fosse Messi neanche da te scatta immaginare. senza palla, teoricamente te dovrebbe segnare. Notevole rilancio, Teoricamente. Capite? soffia la rete. Quindi teoricamente un Ma giocatore, un questa attaccante tipo palla Messi che te sembrava scatta fosse senza passata sulla palla, seconda.
per rincorrere la palla insieme al difensore, teoricamente dovrebbe essere più veloce. Allora, lì mi incazzo. Ma non vi incazzate quando state a correre, ci avete palla al piede e il difensore per rincorrere vi raggiunge. E dite, ah, ma com'è possibile? È possibile, sì, c'è la palla, coglione. Tu non sarai mai veloce tenendo la palla, è normale, no? Se avete giocato a calcio qualche volta. Opta per il lancio Come rode lungo. proprio il culo. C'è la palla lunga in avanti. Cruyff, il fuorigioco. Oh, se tu fai scattare, allora un'altra cosa che vi dico, se tu fai scattare, ok, il tuo attaccante, tu, possessore di palla, fai scattare con Pallone L1 verso il centro. Cerca di sfruttare gli spazi più laterali. analogico R, ok, fai scattare il tuo attaccante, è normale che se io con quadrato di presso corro all'indietro. Ok, quindi se tu dici, ma questi corrono sempre all'indietro, vuol dire che tu Pallone verso attacchi terra. sempre in un determinato modo, che tipo questo. È normale che io ti aspetto, Palla mica sono un lunga sotto coglione, so. controllo. Cruyff, buona opportunità. È quella la Sarà cosa. dunque calcio d'angolo. Potete di questo Siamo correre nel terzo all'indietro quando tu tempo. attacchi sempre nello stesso modo. Tu attacchi sempre nello stesso modo. Se mi fai scattare il tuo C'è il colpo di attaccante, testa. è normale che io te devo C'è correre l'assist. all'indietro. Se decido Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. di far attendere il giocatore che io controllo Occasione con per il la, con la gol. CP, co, che controllo io Beckham. e far prestare la Messi. CPU, se invece fare il contrario, no. Ma i modi di difendere su PES Messi, sono passione due, questa. sono due i modi di difendere su No, PES. niente, è finito in fuorigioco. O presi con la CPU e attendi con quello che controlli, o presti tu stesso Messi. e il giocatore Passaggio sulla sviluppo della destra. che controlla la Prova a CPU girarla in attende. profondità. Ma uno al 90% preferisce attendere e Scodella in controllare avanti. la giocata che fai. Boh, Perde il duello fisico con l'avversario. è una mia opinione personale questa, Passa poi vicino alla porta. Attenzione può tirare. cioè, poi Rijkaard. ognuno la pensa come cazzo gli pare. Per me è la mia, proprio una mia opinione personale. Cioè, vedi, questo sta a correre all'indietro. Ma qua non sta a correre all'indietro, ma sta attento. Cioè, non c'è sta nulla di. Io non ci vedo nulla di male. Punteggio e quindi più 1-0. La gioca Vedi? all'indietro. Io stavo a fare tipo Sbaglia l'1-2. E quello mi attende, Cruyff. normale. Per me è una cosa normale. Prezioso anche in interdizione. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare Io vado a quando è difendere la mia porta, necessario sono devo fondamentali correre per verso la mia l'attaccante porta. giocatore. Vabbè. Gerrard. Rashford. C'è l'opportunità per il contropiede. Passaggio, ma qui cercherà il tiro e il pallone finisce in rete. Due gol di scarto tra loro e gli avversari Porco adesso. due, quanto mi sarebbe piaciuto avere Rimane Romario sul filo squadra. del fuorigioco, ma è riuscito a Vabbè. scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo Ops, perfetto. ragazzi, sto a correre all'indietro. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il Ma secondo porco. tempo. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Pericolo. Pallone lungo in verticale. Messi. L'avversario Oh. Rafael. Rafael Varane. Lungo passaggio in avanti. Alla peggio nello scontro di forza. Ecco, poi io mi sono sistemato, avevo Posizione quattro ottima giocatori sul davanti suo e buona giocatore, difesa. no? È normale che là con quello che controllo io Nedved sul pallone. vada all'indietro ad Nuova aspettare a opportunità. vedere quello che Sfrutta la succede. profondità. È normale, L'occasione per il poi passaggio l'ha che visto. cazzo ne so, regà. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Vedi? Il suo mi stava a scattare, io per forza devo correre all'indietro. Allora se io corro all'indietro, se io non posso correre all'indietro, tu non correre avanti, Nedved. Allora io quando giocherò con Cerca di giocatori che spingere mi fanno Pallone scattare avanti. l'attaccante, io dirò Cristiano Ronaldo. questo perché corre sempre avanti? Gran parata di Oblak. Si esprime in un buon intervento.
ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. No, Messi, no! Vai. Si libera della palla ed evita complicazioni. Vai. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Si trova in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno. Poi se un avversario ti corre all'indietro e quando tu stai attaccando col tuo unico attaccante, incoglione lui, coglione lui, perché non c'è bisogno di correre all'indietro se c'hai solo un attaccante davanti. Ma se io c'ho un attaccante, il portatore di palla, no? Io, e l'avversario mio c'ha il portatore di palla e con L1 e la classica levetta R mi fai scattare l'altro attaccante verso avanti, è normale che io con uno ti presso e con l'altro corro all'indietro a seguire l'attaccante che hai fatto scattare, altrimenti prendo gol. Poi che uno abusa di questa cosa, per carità, quello è normale, non va bene, cioè non c'ha senso. Poi è un problema tuo, cioè se fai una stronzata del genere, cioè se mi dà fastidio evidentemente perché comunque in qualche modo funziona. Spesso, non sempre, ma funziona sta tattica. Se non te dà fastidio, cioè se fosse una cosa sbagliata, sti cazzi, anzi fallo, mi fai un favore. Pallone lungo in verticale. Puyol ha fatto buona guardia. Nedved provano a partire in velocità. Rodri tiene sul piano fisico. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Oh, è fallo, no? Rijkaard. Ecco Beckham. Nedved sul pallone. Mostrano un buon controllo del gioco. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Oh, do cazzo vai. Hanno già riconquistato palla. Opportunità per Ashford. Porco dici. Posizione irregolare però. Comunque regà, sto perdendo proprio la voglia di giocare. Cioè mi sta proprio passare la voglia di giocare. È un gioco maledetto, Cioè io, per ripeto, a me della valutazione non me ne frega proprio un cazzo, però manco che uno deve perdere in modi assurdi o per connessione o per altre cose, cioè non se ne può più. È una buona scelta se gli attaccanti avversari sono rapidi nello spazio. Beckham. C'è Messi? Ma faffa. Puyol. Beckham. Gerrard. Messi. Allarga il gioco a destra. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Oh, e che palle. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Cristiano Ronaldo. Sulla fascia, in profondità. Può cercare il taglio in mezzo. Buono. Facciamo qualche cambio, va. Comunque raga, io gioco tanto con Rashford, a me non piace, non che non è bravo, a me non piace. Una cosa che vi posso dire per certo però, che le statistiche sono sbagliate, uno se casa perché a me di 99 di velocità, raga, questo non c'ha 99 di velocità, o comunque non è veloce come Mané, non è veloce come Mbappé, non è veloce come tanti altri giocatori che hanno 99 di velocità. Tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. C'ha 99 di tiro, raga. Cioè non c'ha il tiro di Roberto Carlos, di Batistuta, eccetera.
Avete visto? Lì ho corso all'indietro, regà. E mi ha fatto gol uguale. Però avete visto? Ho corso all'indietro perché quello mi stava a scattare. Cioè, lo devo lasciare andare. Vabbè. Ho preso pure gol. Ma questo mi pareggia pure. Ma questo mi pareggia pure. Lo sapevo. Porco dinci. Vabbè. Succede. No, sto gioco fa cagare, raga. Fa cagare tutto qua. Tutto fa cagare. Noi ci giochiamo perché è una specie di droga alla fine. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Alla fine, se non c'hai vizi nella vita. Si stanno risparmiando sforzi. La palla viene rigiocata verso l'intento alla conclusione. Mortacci De Vippo. Che partita di merda. Vabbè, va. Dai, vediamo un po' di aggiustare sta partita. Cazzarato fin troppo. Tanta libertà un giocatore come lui. Andava marcato stretto. No. Cioè, ma che passaggio mai fatto lì? Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. No, ma che fuorigioco. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Ok, questo ho già capito che vuole fare. Rodri. La gioca in profondità. Cercano un'azione veloce. Ecco il filtrante. C'è un'opportunità. Può tentare la conclusione. Vai. Il pallone è dentro. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. Troppo solo. Cosa possiamo aggiungere? Neymar è un tiratore molto pericoloso. Se lo vai. Lasci completamente. Rizziamo sta partita, va. Non puoi permetterti di scatta Roberto Carlos a un giocatore di questo calibro. Situazione di parità perfetta. E siamo ormai nel finale di gara. Oh, perché ci metti così tanto a passarla? Arriva Cristiano Ronaldo. E c'è un bel pallone in avanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Dai, ultima azione. Ultima azione per loro, però. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Sei fresco Roberto Carlos. Prova il filtrante. Bello intervento difensivo. Rashford. Addosso gli hai tirata. Porca puttana, addosso gli hai tirata. Tempi supplementari. Niente, supplementari, regà, non ce la famo a farla vedere. Non hanno fatto secondo me abbastanza per vincere. Si chiude qui, ma siamo ancora in equilibrio dopo 90. Supplementari del rompo il culo, lo dico subito. Tanto finisce il video, mi concentro un po' e vaffanculo. Via al primo tempo supplementare. Il Barcellona ha agguantato il pareggio con grinta e determinazione, risalendo dal baratro e forzando i supplementari. Vedremo se resta ancora benzina per ribaltare il risultato. Sto. Voleva vince, voleva. Neymar. Voleva vince, voleva. Scodella in avanti. Ecco Owen. Ma vaffanculo a Rashford. Bella raga, io vi comincio a salutare perché tanto il video sta per finire. Il video sta per finire e niente, comunque gran bell'aggiornamento, gran bella presa per culo come al solito da parte di Konami nei miei confronti. Tanto lo sa. E niente. Arriva Cristiano Ronaldo. Questa partita non mi concentro e cerchiamo di